Hola amigo, questo brano fa parte di un grande disco di Sting che è Ten Summoner's Tales, anno 1993, che vede alla batteria uno dei più grandi di tutti, Vinnie Colaiuta. Ho scelto un pezzo di Vinnie, che è un batterista molto molto complesso da replicare, proprio facile facile facile, livello una stellina, una e mezzo diciamo. Perché? Perché la mia speranza è che magari un ragazzino giovane, un bambino, si metta a suonare questa canzone, riesca a suonarla, si diverta e magari si vada ad ascoltare il resto del disco. Ten Summoner's Tales, ma sentiamo un po' le altre. E magari da lì scopre che c'è Seven Days, che è un pezzo molto più complicato. Allora dice Vinnie Colaiuta, ammazza come suona Vinnie Colaiuta. Aspetta che vado a vedere nel suo sito che dischi ha fatto. Ci sono 100 pagine, ma sto ragazzino parte dalla A. Questo è sempre il mio sogno. Parte dalla A. Alan Holdsworth. Ma vediamo un po' questo. Secrets. Ci clicca su, sente sta roba e dice... Aspetta un attimo, ma la batteria è anche questa? E magari in questa catena prendiamo un nuovo adepto che comincia ad ascoltare la batteria con un altro orecchio. Questo nei miei sogni, naturalmente. E in effetti anche una delle prime armi può suonare questo pezzo. Intanto scaricati la partitura, la trovi qui nelle note. E non c'è tantissimo da dire. Adesso vedremo qualche feel, qualche dettaglio. Semmai partiamo dal portamento e dalla pronuncia che ha questo pezzo. Perché quando guarderai la partitura e ascolti quello che io ho suonato, vedrai che c'è qualcosa di diverso. Che cosa? Che io sto suonando il brano con la pronuncia swingata, la pronuncia shuffle. Cosa significa? Significa che se io avessi 4/16, li leggo scritti in questo modo, ma li suono in quest'altro modo. E infatti te ne accorgi anche ascoltando il brano, sentirai che ci sono sotto tutte queste percussioni che ti aiutano perché hanno sempre cicchi. Quindi tu leggi la partitura, mettiamo che stai suonando proprio la prima battuta della canzone e per come la leggi la dovresti suonare così. Ma con questo tipo di interpretazione la dovresti suonare così. Non so se hai sentito la differenza, la cassa è leggermente posticipata. Te la faccio sentire come se avessi sotto le percussioni, quindi col Charleston. Stesso groove, eh? Questa era l'interpretazione dritta, straight. Ora l'interpretazione swingata. Spero che sia chiaro questo concetto perché tutto il brano si basa su questo tipo di interpretazione. Un paio di cose relativamente al portamento del piatto. Potrai notare come ci siano delle pronunce leggermente differenti, il peso degli accenti cambia un pochino in base alla sezione del brano. Per esempio, nelle strofe il Charleston è suonato abbastanza dritto, anche nell'intro. Andiamolo a sentire. Senti, io percepisco questo. Mentre nel ritornello, quando andiamo sul ride, lui usa la campana e quindi enfatizza i colpi sul battere. Questo è importante capirlo, cioè di non usare il Charleston con lo stesso portamento del ride, ovvero di evitare di fare... che cambia molto il portamento. Senza pestare troppo e senza fare... diventa una schifezza così. Questo è quello che percepisco. Poi ci sono le sezioni strumentali, dove invece anche col Charlie va a fare un pochino quello che fa sul ride, che sono queste. Senti che fa. Quindi non è più. Ma marca molto l'accento. Andiamo a vedere qualche fill. Ce n'è uno che non è propriamente un fill, proprio nella prima strofa, che è quello che fa questa cosa. Notare che lo fa quando non c'è il cantato, ok? Quindi non va a sovrapporre questa sorta di groove fill. Andiamo a risentirlo, a suonarlo. Quindi
quindi mette qualche colpo di rullante in più, qualche apertura, dà la sensazione di un fill, ma ha la continuità nel groove. A metà del primo ritornello fa praticamente la stessa cosa, cioè aggiunge dei colpi di rullante, suonati forte però, quindi non sono ghost notes, a mo' di fill. Ok, quindi rifacciamolo, molto semplice. Capito, l'intenzione è quella di portare avanti il groove, ma variare leggermente. Quindi definirlo un fill magari non è esatto. A metà della seconda strofa stesso giochetto, quindi va a mettere dei colpi di rullante. Nel secondo ritornello c'è una piccola variazione alla campana del ride, o almeno che io sento in questa maniera, ed è questa. Io sento il ride che si sposta con l'accento e va a fare questo. Andiamolo a suonare un po' più lento. Questo forse è l'unico passaggio che per chi magari all'inizio fa un po' fatica a fare. Potrei sbagliarmi, potrebbe essere una percussione, ma io sento sta campana in quella posizione lì. Ultimo fill che prendiamo in esame è verso la fine del pezzo ed è questo. Andiamo a farlo rallentato. E quindi attenzione di nuovo al portamento shuffle, perché tu per come lo leggi, tornando al discorso iniziale, lo dovresti suonare. E invece noi lo vogliamo. Ok? Facci caso a questa cosa. Vabbè dai, stavolta l'ho scelta facile di Vinny, però almeno così la riesco a suonare anch'io. A parte che io credo che anche un professionista, uno che già sa suonare una canzone del genere, la suona sempre volentieri. Ricordati che c'è la partitura scritta nota per nota, o almeno interpretata per come io riesco a sentirlo, perché tutte queste percussioni a volte confondono un po' se c'è il Charleston, se non c'è il Charleston. Studiala con il mio video, con il brano originale, come vuoi. Se sei iscritto al mio corso Batterista da Zero, trovi già il video presente insieme a tutti gli altri brani, che puoi studiare rallentando, velocizzando, mettendo il loop, mettendomi da mancino se mi vuoi vedere girato al contrario. Mi sto divertendo molto a fare questi brani, ne farò altri anche di musica italiana, vedo che piacciono. Dai un'occhiata alla playlist con tutte le altre canzoni che ho fatto e sempre con le trascrizioni scaricabili nota per nota gratuitamente. Se ti è piaciuto sto pezzo fammelo sapere, se sei un ragazzo giovane e stai guardando questo video vatti subito a vedere Vinny con l'aiuta! Un abbraccio, buona musica!